È giusto fare complimenti alla Virtus perché a lungo andare ha meritato di vincere questa partita. Devo dire la verità, è solo il punteggio un attimo che, concedetemi, mi infastidisce perché non rende onore, credo, la partita che noi abbiamo fatto, perché per 35 minuti credo che abbiamo fatto una partita molto solida, una partita di grande attenzione, una partita anche dove abbiamo fatto vedere buone cose. Soprattutto quello che mi aspettavo era di misurarci e di crescere, quindi ci siamo misurati oggettivamente contro una grande squadra e però abbiamo dimostrato che siamo in un momento di crescita e l'abbiamo fatto vedere. Poi dopo credo che ci sono tanti dettagli di cui dovremmo parlare, ma credo che sia più importante la valutazione generale sulla partita che abbiamo fatto. Adesso purtroppo arriva una sosta che, al di là della felicità di avere dei giocatori nazionali, al di là soddisfazione di avere dei giocatori che sono in nazionale, però allo stesso tempo ci interrompe questo periodo che ci aveva portato comunque a due buone partite, una vinta con Brindisi e comunque anche oggi la squadra ha fatto vedere che quel lavoro ne stava uscendo, quindi purtroppo interrompiamo questo lavoro per una settimana e che riprenderemo poi la settimana finito il giro delle nazionali. Però insomma, andiamo a casa un po' delusi perché per 35 minuti ci stavamo facendo la bocca a fare quello che noi pensavamo fosse un grande sogno. Poi è ovvio che ci sono anche i grandi meriti, soprattutto in quello che è riuscito a mettere nella fisicità in campo in questa partita. E però abbiamo tante cose su cui lavorare, però diciamo così, torniamo a casa con la soddisfazione di aver fatto dei passi avanti. Molto contento perché è stato, prima di tutto perché è stata una partita vera con un avversario duro e anche ben organizzato, che appena gli lasciavamo un pochino di spazio per respirare lo utilizzava bene. E questo è importante, aver sommato una partita di alto livello. E secondo perché abbiamo saputo interpretarla bene. Abbiamo avuto al primo tempo qualche alto e basso, ma diciamo che eravamo lì e poi nel secondo tempo siamo stati veramente bravi nell'intensità, nella difesa, abbiamo forzato diverse infrazioni in 24 secondi, hanno fatto qualche canestro all'ultimo secondo del possesso di quelli che ormai indifendibili o che entrano un po' così, o dei falli magari invece un po' stupidi quando ormai erano affogati e abbiamo così messo una mano, però in generale un eccellente secondo tempo, soprattutto dal punto di vista difensivo, ma anche in attacco abbiamo abbassato finalmente le palle perse, che nel primo tempo ci avevano castigato parecchio, anche alcune banali. Nel secondo tempo siamo stati bravi a controllare molto meglio la palla, avere più cura della palla, e quindi direi che anche in attacco poi abbiamo fatto le cose che dovevamo, pur non avendo avuto, diciamo, in generale percentuali di tiro altissime, però il concetto di come la palla doveva muoversi, dove doveva andare, che tiri dovevamo prendere, l'abbiamo avuto chiaro. E ripeto, quando abbiamo smesso di fare due possessi una palla persa, due possessi una palla persa, siamo anche riusciti ad aprire una piccola breccia. E quello che la squadra lavora con serietà, anche come abbiamo giocato l'ultima partita in Eurolega, finché abbiamo avuto le idee chiare, abbiamo messo in pratica il piano partita. È stata di alto livello, poi purtroppo abbiamo smarrito un pochino le linee guida ed è andata così, però in generale mi sembra che la squadra stia lavorando con serietà e che sia capace, già forse la terza volta, terza o quarta, giochiamo venerdì, domenica, una formula apparentemente rischiosissima perché una squadra che prepara la partita durante la settimana e può dosare le forze rispetto a un'altra che viceversa deve a volte anche leccarsi le ferite, come nel nostro caso ieri, e poi immediatamente preparare qualcosa per l'indomani, ovviamente arriva un pochino col piano partita, un pochino preso con gli spilli, no? Però devo dire la verità che stiamo rispondendo abbastanza bene e l'abbiamo fatto anche fuori casa, quando ci è successo fuori casa, non solo in casa.